Voilà, giornata primaverile quasi estiva. Piante. I fiori di loto in giardino si sprecano. Anche i pesci rossi, naturalmente. Bene, a seguito di alcuni ragguagli di malintenzionati, ho provveduto a mettere il sistema di allarme con wifi e chiamata telefonica. Oltre ad aver messo delle telecamere della Sicomin, praticamente viale, e ingresso casa. Buono, adesso veniamo dentro. Nel scartabellare un po' di robe ho trovato un cuginifogli del 2001, praticamente parliamo di 22 anni fa circa. Ah, ieri sono andato dal mio amico e mi sono preso tre trattori, due della Class e uno della John Deere. Eccoli qua, che belli che sono. Questo qui è monumentale. Questo qui è per grosso traino. Aspetta che lo mettiamo giù adesso. Addio. E voilà. Ecco fatto. Questo è John Deere. E questo è l'altro class, diciamo, anche questo diciamo di imponenti dimensioni se lo vedete vero in giro. Bene, torniamo all'audio. Aspetta un attimo che inserisco U alimentatore. Ecco fatto, perché devo sempre collegarlo ultimamente. Poi ho il provvidenziale aiuto quando mi devo sedere di fuori. Ecco fatto. Allora, siamo in tema di edificare una nuova coppiettina di casse. Adesso non so bene come la presenterò perché, cioè, la presenterò, come la imposterò più che presenterò. Presenterò così sarà una roba da fare fra qualche tempo. Probabilmente oggi col traffico del via vai tirerò fuori. Ora, sotto col pantografo mi sono già tagliato, diciamo, su un tavolato, mi sono tagliato dei verticali da 25, 23, 25, 30 cm perché sono andato a comprare il multistrato fenolico, 15 e 18 non è disponibile, è solo il 21 e pesa qualcosa come 47 kg una lastra perché viene dalla Bielorussia. E quindi 2,50 m per 1,24 m praticamente da tenere in mano è un po' dura, insomma, ecco, soprattutto è in due, oltretutto non faceva neanche flettenza da quanto è rigido, meglio, mi sta bene. Allora, in laboratorio mi sono tirato fuori due componenti di assoluta eccellenza perché la gente pensa che ormai è talmente infatuata i giovani d'oggi dei soliti due o tre marchi praticamente di Naudio, Morel, eccetera, eccetera. Ma tornando indietro di qualche anno c'era qualcosa di più decente di questi due marchi qua. Uno era la Philips. E l'altro si chiamava Fostex. Eccolo qua. Questo qui è l'FT15H. Ne ho due o tre copie e ne ho tirato fuori una. Mentre questi qui sono i Squeaker, praticamente modello AD50600 SQ8, dopo c'è l'SQ4 anche, 30 watt musicali. Ma ne ha un bel po' di più a dire la verità, con un taglio di frequenza da 400 a 5000 Hz. Vabbè, eccolo qua com'è.
Questi qui erano montati negli anni 70 nelle casse amplificate della serie AD Philips, quelle molto belle che a quel tempo là costavano veramente qualcosa come 5, 6, 700 mila lire l'una. Questi qua sono i suoi ricambi. Solo che io praticamente li prendevo per assistenza tecnica e adesso rovistandone ho due copie così. Ho una copia SQ4 e dopo c'è una copia di 2121, che sarebbero quelli ottagonali a cupola da 2 pollici. Quelli sono veramente fuori di melograno, fuori di testa in qualsiasi angolazione lo si guardino, sono veramente fuori di testa. Comunque quei là sarà oggetto di una cassa con molto 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 elaborata, insomma. Allora, stavo dicendo che ho recuperato, ho detto aspetta un attimo che vado a vedermi qualche schema di quelli che facevamo noi per la produzione conto terzi. E questo qui sarebbe lo schema di crossover, quello da produrre col bromografo. Allora, una volta si usavano argomenti tecnici tipo temperino, matitina con la gommina dietro, un metricello di quelli economici e perché no, aggiungiamoci anche un piccolo calcolatore della Casio. Basta, questo qui era tutto l'attrezzatura della quale noi, ora questo qui non c'entra niente, eh. Ecco, questa qui. E dopo praticamente dei fogli tecnici tipo che potrebbe essere Fabriano oppure fogli A4, questo qui era, ecco qua, 1, 2, tempera matite e metro e mettiamoci anche una squadretta. Questi qui erano tutti gli elementi che usavamo noi per fare casse, per fare tutto. Fatto sta che in 40 anni non si è mai rotta una cassa, non è mai caduta una cassa dall'impalcatura, è mai successo niente. Adesso che tutto è elettronico, tutto computerizzato, un tecnico praticamente si scervella schiacciando i tasti perché più di così non è capace di fare, e dopo fanno prodotti di merda. Ecco, mentre dagli anni 70 fino al 2000 inoltrato, praticamente questi qui erano le uniche sostanze e gli unici elementi che si usavano, oltre a qualche foglio di carta. Buono. Allora, andiamo a vederci qualche fogliettino così en passant. E questi qui erano, quando facevamo le progettazioni, costi di produzione, pendenze, ordine, primo ordine, secondo ordine, da utilizzare per 8, 10 e 12 pollici. 12 pollici era un punto interrogativo perché questo tipo di crossover, insomma, oddio, non raggiungeva determinati livelli. Dunque, per woofer da 20 e da 25 cm. Qui c'era il quantitativo della produzione, qui c'erano i costi. E alla fine qui c'erano i costi al pubblico, costava 9,25 più IVA, cioè praticamente 12,50 euro. E alla produzione, cioè noi, 4,70 euro. Dunque uno dice, se a te costa 4,70 euro e non è neanche prodotto in Cina, parliamo di 20 anni fa, né, non parliamo di ieri mattina. Al pubblico costava 9,25 più IVA al 21 perché a quel tempo là non c'era la 22. Comunque insomma fa il 20%, 9 per 2 è 18, sono 2 euro, 9, 10, 11 euro e 50, quasi 12 euro. Praticamente triplicava il prezzo. Tempo di manodopera per assemblaggio 2 o 3 minuti cada uno, che è quello che era quello che incideva alla fine sulla manodopera, perché qui c'è la bobina, condensatori, resistenze, la basetta. Totale 2,75 euro di materiali più 2-3 minuti di manodopera, praticamente calcolando su un range di 26 euro 25 all'ora,
a livello industriale, perché non è un 30-40 euro all'ora come l'artigiano che va per le famiglie, quindi di conseguenza alla fine costava qualcosa come 4,70 la produzione. Poi facevamo anche le dimensioni 120 di altezza per 80 di base. E questi qua erano gli studi. Ora, il primo l'abbiamo eliminato, perché io praticamente non è che metto robe fatte bene, perché adesso tutta la gente presenta le cose fatte bene, tutte. Io vi presento i fogli come erano le nostre progettazioni all'origine. Ecco qua. Questo qui erano gli schemi, input, questo, quell'altro, su e giù, uscita più o meno, meno 6 decibel, 5500 Hz. Questo qui era il prototipo di base, praticamente per capire come incanalare praticamente bobine, resistenze, condensatori. Poi, per mettere in pratica, bisognava anche studiarlo, perché in questa maniera qui non lo puoi mettere in pratica, puoi solo disegnare l'essenza del progetto, ma dopo per metterlo in pratica bisogna farci uno schema e di conseguenza si procede col bromografo, di base in vetronite 1,2 mm, e questo qui sarebbe esattamente quello di sinistra, solo tramutato a destra come base, insomma. Questa qui era la base tecnica. Dopo, dove ci sono questi cerchietti, andavano fatti fuori da 1 mm e andavano infilati i componenti e saldati sotto in definitiva. Ecco, come è normale, insomma, ecco. Giriamo pagina, che non c'è niente. Poi, quando facevamo i finali, usavamo i Toshiba SA 1943 SC 5200. E di conseguenza c'è l'NPN e PNP, eccoli qua. Praticamente due sono polarizzati in negativo e due polarizzati in positivo. Questi qui erano 500 watt. Lo schema, ponte, trasformatore, condensatore di carica di livellamento negativo e condensatore di carica di collegamento positivo, e da lì le uscite che andavano alle casse. E produzione su 450 pezzi abbiamo riscontrato che c'era un'incidenza di ritorno del 2%, dunque di conseguenza praticamente su 1000, diciamo, erano 4-5 che potevano tornare indietro, ma non è che fosse sempre stato così, insomma, capitava quella volta, perché essendo fatti tutti a mano. Dopo le componentistiche, qui in questo caso era selezionato per PNP e NPN, ma non erano, diciamo, selezionati, diciamo, estremamente compatibili. Logicamente dovevano essere per forza compatibili, però voglio dire, non è che praticamente su 1000 transistor ci mettevamo lì 5 giorni praticamente a vedere le copie assolute. Ecco, parliamoci sinceramente. Poi arriviamo a un altro foglio, e qui praticamente c'erano il taglio dei costi per l'industria, perché anche noi avevamo i nostri tagli, perché da 9 euro, da 12,90 euro, che sarebbe quello al pubblico, che era questo qua sotto, 9,25 più quello che era l'IVA, noi dovevamo farlo cadere a 9,50 euro. Allora, per farlo cadere da 9,50 euro, uno dice: sì, tu li produci a 4,70 euro, che cazzo te ne frega te, ho capito, ma siccome che il negoziante vuole guadagnarci il 50%, poi c'è l'IVA, il trasporto, una roba e l'altra, da 9,50 euro a noi doveva costare 3,50 euro, 3,45 euro, e di conseguenza bisognava sostenere questi costi. E come fai tu a produrre un filtro di crossover a 3 euro? Capisco che dopo al pubblico viene venduto a 12-15 euro, questo qua, ma a noi costava 3 euro a farlo, 4. Ecco, e allora praticamente si interveniva con, ma non, diciamo, mortificando la qualità, ma dovevamo riprogettare tutto quanto in modo da semplificare. Ecco, per esempio, a tre celle in questa maniera costava 12,90 euro. Mentre a due celle costava 9,50. Basta
Bastava solo riprogrammare praticamente il cronografo, praticamente impartire meno ordini, diciamo, di lavorazione e si risparmiava circa un 60-70 centesimi al pezzo. Perché la gente le cose le chiacchiera, chiacchiera, la gente chiacchiera, chiacchiera, non sa un cazzo di come si fanno a produrre cose. Uno si mette lì seduto sul divano, fa lo spettatore e da spettatore fa anche l'opinionista. Perché non vi tirate sulle maniche? Non vi fate 40 anni di esperienza di buco di culo praticamente nei laboratori e a livello della propria industria e non producete. Dopo 40 anni che avete 65-70 anni, tirate le conclusioni. No, arriva quello di 20 anni che sa tutto lui, che tutti gli altri non capiscono un cazzo, si mette lì, va su internet a vedere questo, a vedere quell'altro, eccetera, eccetera. Poi, con le nozioni che ha recepito guardando la roba degli altri, viene da me a fare il professore. Ma vai a fartelo mettere nel culo, idiota. Vai da tua mamma a farti pulire il culo anche se c'hai 25 anni, perché non sei capace neanche di fare quello tu a 25 anni, cretino. Quindi, poi nel dietro pagina, siccome che dovevamo fare dei sistemi anche finiti di casse, ovviamente, perché la progettazione dei crossover era subordinata al fatto che noi facevamo le casse. E quindi dovevamo pur, siccome che le casse nostre erano pressoché tutte passive, mentre queste qua erano finali che poi andavano all'interno di contenitori, rack, ecco, non è che questi qui andassero dentro le casse, né? Tutto questo finale qua con l'alimentatore e tutto quanto andavano dentro dei contenitori rack da 3 unità con 2 maniglioni davanti. Bene, allora. Quando facevamo i due vie superiori con taglia 2500 Hz a meno 6 dB e quando facevamo il taglio a 120 dB del sub. Davanti ci sono il classico costi di produzione dei blocchi e per finire sempre con la matita e sempre con il righello o anche a mano libera facevamo anche come doveva anche presenziare, diciamo così, come doveva venire fuori la vasetta con gli isolatori sotto, con gli spessori che si chiamano spessori, noi chiamavamo anche isolatori, perché giustamente vite di fissaggio, bobina, condensatore, resistenza e la piastra in vetronite. Questo qui è uno schema semplice della divisione a due vie a 2500 Hz oppure 5000 Hz superiore perché quelle erano le... Ecco, poi c'è gli altri fogli, 1, 2, 3, bianchi, perché praticamente a seconda delle nozioni, a seconda delle modifiche, a seconda delle aggiunte o a seconda di quello che devi togliere, compravi risme da 500 fogli a 4. Poi il progetto lo passavi in bella copia, praticamente su 24 per 33, perché praticamente era quello che andava nel ciclo stile, e da lì praticamente veniva fuori il disegno fatto per la posta per la vetronite, eccetera, eccetera, e di conseguenza si procedeva a tagliare le basette con delle banalissime, praticamente si prendeva le lastre di vetronite da 50x60, che erano quelle più grandi, e noi calcolavamo 8 centimetri per fare per 12x14, in modo da non avere scarto, e poi praticamente con una taglierina li tagliavamo a grandi così, insomma, ecco, tagliavamo 8x10, 8x14, 9x13, dipende da quello che ci serviva al momento da fare. Poi praticamente con i pennarelli e con i righelli si facevano le tracciature, perché praticamente pennarelli che non erano fotosensibili, e di conseguenza il bromografo praticamente puliva tutto, tranne la parte praticamente quella che era stata passata col pennarello che non era fotosensibile. Poi praticamente bastava passarci con un po' di alcol,
e il pennarello veniva via e rimanevano le tracce. E dove c'erano praticamente, col trapanino, con la punta da 1 mm, 1,5 mm, si facevano i buchini in corrispondenza di dove andavano infilati i condensatori e tutte quelle robe lì. Eccovi spiegato un attimino come si facevano le cose. Capisco che negli anni 2000 erano già molto avanzati, però se io dovessi averne prodotto 2000, 5000, 10.000, probabilmente non li facevo neanche io, perché ad Evenzano c'è un'industria di elettronica, Alonato a dire la verità, che praticamente era lei che faceva le grosse produzioni industriali, faceva gli assemblamenti, faceva le circuitazioni stampati, le schede. Se dovevamo farne 50, 100, 200, li facevamo noi direttamente in casa a mano. Logicamente erano rotture di coglioni. Alla sera non si andava in birreria, al sabato e alla domenica non si andava in giro a fare i deficienti. E si stava in casa a fare sta roba qua, ovviamente. Quindi, con tutta questa costosissima attrezzatura, che andavamo sul lastrico, perché comprare una squadra, una calcolatrice, due o tre matite, un bellissimo tempera matite mignon in alluminio e un metricello praticamente avvolgibile, praticamente bene o male, questa era tutta la nostra scienza meccanica. Poi subentrava la seconda scienza, che quella purtroppo non è quantificabile, è quella che c'è nel cervello. E associando tutta questa roba qui, associandola al cervello, praticamente realizzabile cose. Bene. Stesso discorso quando si progettavano le casse. Ora si faceva le pannellature, praticamente si disegnavano, praticamente si stabiliva la litratura, si disegnavano praticamente la cassa a seconda di come uno desiderava esteticamente farla, perché la cassa non è solo un parallelepipedo, non è solo un rettangolo, diciamo, con una profondità, ma deve avere anche un'anima, insomma, qualcosa del genere. Poi bisognava farci la grigliatura anteriore, bisognava capire dove collocare gli autoparlanti, in modo che, insomma, bisognava fare diverse cosucce. Tutte quante, sempre esattamente col calcolatore, con due o tre matite, con una squadra, un righello, praticamente un quello che volete, e invece di far ragionare il computer, facevamo ragionare la testa. Fatto sta che negli anni 70, 80 e 90 sono uscite le più belle cose che ci siano al mondo, non solo da parte mia, ma da parte di tutti. Potrebbe essere la JBL, della Tannoy, dell'Electro Voice, della Piwi, dell'RCF, della Outline, perché noi praticamente, essendo qua di Brescia, praticamente non eravamo molto lontani come progettazioni con l'Outline, perché un po' alla volta scoprite un po' anche scoprite un attimino anche le mie, insomma, anche i miei altarini, chiamiamoli così. Dunque, quando uno ascolta qualche cassa dell'Outline, eccetera, eccetera, può darsi che ci sia anche il Carlo dietro il culo. Ciao a tutti, va?